Ameria Radio presenta Il Pianoforte. Buonasera e benvenuti al Pianoforte. Questa sera ascolteremo due concerti di due grandi compositori. Il primo in programma è Frédéric Chopin e parliamo del concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 21. Fu scritto tra la fine del 1829 e l'inizio del 1830 e fu presentato a Varsavia il 17 marzo 1830 da Chopin stesso, che lo scelse anche per il suo esordio parigino il 26 febbraio 1832. È dedicato alla contessa Delphine Potocka per sfatare una delle tante fantasticherie su Chopin. Bisogna ricordare che sulla base di alcune lettere ardenti e disinibite, ma sicuramente apocrife, questa bellissima giovane aristocratica fu falsamente ritenuta un amante di Chopin. Semmai la musica ispiratrice di questo concerto fu Constanzia Gadkowska, studentessa di canto al Conservatorio di Varsavia. Di lei Chopin scriveva a un amico: «Forse per mia sfortuna ho trovato il mio ideale, a cui sono rimasto fedele pur senza dirle una parola per 6 mesi, quella che sogno, a cui ho dedicato l'adagio nel mio concerto». E infatti Chopin si abbandona ad ardenti toni melodrammatici nella parte centrale dell'adagio, ma nel resto del concerto domina un tono elegante, malinconico, sognante, intimo. Ascoltiamo dunque il concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 21, nei movimenti maestoso, larghetto, allegro, vivace. A farcelo ascoltare è al pianoforte Witold Malkuczynski, accompagnato dalla London Symphony Orchestra, diretta da Walter Suskind. Thank you.
Thank you.
Il secondo autore della serata è Franz Liszt con il suo concerto numero 1 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra S124. Nei primi anni della sua residenza a Weimar, Liszt portò a termine i due concerti per pianoforte e orchestra iniziati nel 1839 e destinati ad essere eseguiti solo parecchi anni dopo, nel 1855 e nel 1857. I primi abbozzi del concerto numero 1 risalgono al 1830, ma la partitura fu completata solo nel 1849 e successivamente rivista nel 1853 e nel 1856. Liszt, che aveva sino ad allora composto per lo più musica pianistica e aveva scarsa dimestichezza con l'orchestrazione, si fece aiutare in questo compito dal suo allievo Joachim Raff. La prima esecuzione avvenne a Weimar il 17 febbraio 1855 sotto la direzione di Hector Berlioz con Liszt al pianoforte. Ascoltiamo dunque il concerto numero 1 in Mi bemolle maggiore per pianoforte orchestra S124 di Franz Liszt nei movimenti Allegro maestoso, Quasi adagio, allegro vivace, allegro animato, allegro marziale animato. A farcelo ascoltare al pianoforte è Samson François, accompagnato dalla Filarmonia Orchestra, diretta da Konstantin Silvestri.
Ameria Radio ha presentato Il pianoforte.